tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi continuiamo con Natsume la mummia. Dobbiamo fare l'episodio 6, quindi cominciamolo subito. Si era da poco risvegliato da quell'effetto. Bambini, dall'effetto dei biscotti che gli ha regalato Shiba. Grazie Shiba per averci creato un altro problema che non volevamo. Natsume è tornato bambino di 200 anni mangiando i biscotti per bambini che Shiba gli ha dato. Ma sembra che non ricordi nulla di quello che è successo. Non so cosa, ma non mi sento soddisfatto. È in qualche modo infastidito. Non è ingiusto? Perché a me? Ah sì? Non è... Non lo è secondo me. Sì che lo è. Solo io ho mostrato un mio lato brutto quando sei stata tu a portare quei biscotti. Scusami... Anche Shiba mi vendicherò di sicuro. Con delicatezza, eh? Se vuoi che sia delicato, dipende da te. Che dovrei fare? Mostrami la te stessa di quando eri piccola. La me piccola? Mi stai chiedendo di mangiare i biscotti? Sì, che dici? Beh, durano poco, quindi non c'è problema. Bene, allora mangia. Oddio, però noi quanto abbiamo di anni? Spinge verso di me la borsa dei biscotti. Ok, ma non farmi uscire da questa stanza. Non lo farò, basto io a vederti. Se qualcuno ti vedesse lo ucciderei. Ok, ok. No, beh, non che sia proprio tranquilla, però ora. Non vedo l'ora, dai, mangia. Ho capito. Uno mi farebbe troppo giovane, quindi ne prenderò metà. Mastico il biscotto. E dopo un po' la mia vista si oscura. E sveniamo. Dopo essere caduta al suolo, Chloe si sveglia dopo una decina di minuti. Poi mi guarda con gli occhi pieni di innocenza. Ok, adesso siamo nella visuale di Natsume. Chi sei? Chi? Ma quindi sei ringiovanita di alcune decadi? Decadi? Ah, niente, nulla. La tua famiglia mi ha detto di prendermi cura di te per un po'. Verranno a prenderti fra un po'. Yeah! Oh, che c'è? Che c'è? Niente! Tu sei un rapitore? Eh? Un rapitore? Ah, no! Aiutatemi! Ehi, ehi, aspetta! Ti ho detto che ti hanno affidata a me, ma che conclusioni... Lo so se dici delle bugie. La mia nonna non mi lascerebbe con nessun altro, mai. Sì? Fammi tornare a casa, screanzato. Screanzato. Cavoli. Adesso volevi vederla tanto piccola, adesso ti attacchi, te la devi tenere così. Non pensavo che finisse così. Pensavo che fosse una bambina brava e ascoltasse quello che dicevo. Beh, non ascolta neanche sua nonna, quindi... Non è possibile che venga lasciata a qualcuno, eh? Che significa? Che sua nonna non si fidi di nessuno? O che stia facendo crescere Chloe per conto suo? Se fosse così, non l'avrebbe lasciata uscire dalla città per venire fin qua. Ehi, mi ascolti, rapitore? Rapitore, non chiamarmi così... Piuttosto, non urlare. I muri di questo dormitorio non sono molto spessi. Eh? Quindi non vuoi che gli altri scoprano cosa hai fatto per non essere condannato? Condannato? Ehi, mi sa che la te di allora aveva un vocabolario più forbito di quello che ho io. Che significa? E perplessa, Chloe spiega un po' il collo. Sorrido quando realizzo che la sua espressione è sempre la stessa. Beh? Ah, ehi! Oh, mamma! Il mio corpo, sono più grande! Eh? Perché? Perché sono così grande, come se fossi un'adulta? Ah, giusto. In effetti, in alcune decadi il tuo corpo diventa più grande. Peccato, io non conosco la te di allora. Il pensiero che ci sia una te che non conosco mi dà fastidio. Che dici? Eh? Discorsi tra me e me. Ehi, non è che sei un mago? Eh? Sbaglio? Pensavo che mi avessi fatta diventare tu più grande, o sei solo un rapitore?
No, non è così. Sì, io sono un mago. Ah, come ho fatto a dimenticare una cosa così importante? Certo che sono un mago. Lo sapevo! Sei incredibile! È la prima volta che vedo un mago. Come ti chiami? Io sono Chloe. Natsume. Ehi, Natsume, cosa riesci a fare poi? Di tutto se si tratta di te. Se si tratta di me. Piuttosto, prima voglio chiederti una cosa. C'è un ragazzo che ti piace? Ma che è questa domanda? È molto importante. Vorrei sapere se sono il primo ad aver dormito con te. Ma se tu avessi mai amato qualcuno, penso che dovrei incontrarlo. Incontrarlo? Diventando amici? Sì, vorrei essere un amico che non dimenticherà per il resto della sua vita. Detta così fa proprio impressione. Sicuramente proprio amico poi che, non si, che si ricorderà per tutta la sua vita, quindi cioè, anche perché sarò l'ultima cosa che vedrà nella sua vita. Oddio, mi fa troppo ridere Natsume. Ma di che parli? Non importa se non capisci, rispondi. No, che non ho nessun ragazzo che mi piace. Io non ho nessun amico, nessuno. Ah sì? Non c'erano altri bambini della tua età attorno a te? Sì, ma la nonna mi dice sempre di stare dentro, in casa, il più possibile. Perché? Non lo so, ma dice che l'esterno è pieno di pericoli. Capisco. Beh, penso abbia ragione. Perché tua nonna ti aveva completamente straniata dal mondo esterno? Estraniata? Niente. Piuttosto, giochiamo assieme prima che torni? Ah, giocare, che bello! Allora voglio fare la mamma, mi annoio a farla sempre da sola. La mamma? Beh, va bene. Allora io faccio la mamma e tu, Natsume, potresti fare un'altra mamma. Ferma, ferma, non posso fare quel ruolo. Se devo fare un ruolo sarò il marito eventualmente, altrimenti non gioco. Eh? Allora, ok, sarai mio marito. Ho una vaga idea di fare con una cosa stupida. Chloe invece annuisce arrossita. Dovrei essere più che ok per lei in questa infanzia. Pronta allora? Via! Caro, bentornato! Eh? Bentornato! Ah, quella situazione! Sono a casa, cara! Ma dai, fa ridere sta scena! Che c'è? Perché mi guardi così? La borsa! Ah, la borsa! Certo, ecco! Ti sei stancata al lavoro oggi, eh? E mentre dice questo, lei fa finta di tirare fuori qualcosa dalla borsa immaginaria. Che fai? Sto controllando gli scontrini nel tuo portafoglio. Ho sentito che facendo così si può verificare se mi stai o meno tradendo, anche se non so bene come. Verificare se ti sto o meno tradendo? Ma che è? Da dove hai sentito questa cosa? C'era scritto su un libro di mia nonna, però c'erano molte scritte e tante parti non sono riuscita a leggerle. Ma che caspita, ma che legge tua nonna? Piuttosto, non ti tradirei, quindi non ti preoccupare. Non desidero fisicamente altra donna se non te. Desidero fisicamente fare queste cose, insomma. La tiro per un braccio per abbracciare il suo corpo snello. Sei solo tu che vuoi abbracciare con le mie braccia. Mentre le sussurro queste parole all'orecchio, il corpo di Chloe fa uno scatto. Ma dai! Che pervertito! Lasciami! Eh? Vuoi fare cose pervertite? Non ho detto questo! Ehi, basta, mi sento a disagio! Ora fai il ruolo di un animale da compagnia. Animale da compagnia? Sarei onorato ad essere addomesticato da te. Ammanettami! Oddio, mi fa troppo ridere. Qualcuno lo fermi? Ammanettami. Ma no, non sei per niente carino. Dici? Vedere Chloe arrabbiata mi fa ridere. Non sei proprio una brava ragazza, eh? Però sei comunque carina. Sono contento che lei non sia cambiata. 3 ore dopo. Eh? Hai sonno? Dormi. Però vorrei ancora giocare.
Quando ti sveglierai giocheremo ancora. Ora dormi. Giocherai ancora con me a fare la mamma? Va bene, ma come tuo marito. Natsume, che pervertito. Non ti piacciono i pervertiti? Non proprio, ma è così imbarazzante, quindi sì, non mi piacciono. Quale quindi? Sorridendo metto la sua testa sulle mie ginocchia. Dopodiché Chloe inizia a dormire. Ehi, promesso, giocherai alla mamma ancora. Promesso. Poco dopo i respiri si fanno regolari. Te lo prometto, Chloe. La prossima volta invece che il gioco della mamma sarò davvero tuo marito. Le sussurro queste parole anche se so che non mi ascolta e bacio la sua faccia addormentata. Siamo tornati in noi stesse? Beh? Ti sei svegliata? Svegliandomi mi trovo sulle ginocchia di Natsume. Mi alzo lentamente e Natsume mi accarezza la guancia. Mi sembra di aver dormito bene. Ero diventata una bambina? Sì, una bambina, proprio. Eh? Che bambina ero? Che tipo di bambina ero? Beh, una bambina divertente, diversa da come ti immaginavo. Sono stata così pessima? Ma eri carina, molto carina. Se tu ed io avessimo un bambino, che bambino sarebbe? Proviamo? Natsume! Ma che dici così all'improvviso? Questa reazione non cambi proprio. Natsume sembra divertirsi davvero. A Natsume, in verità, piacciono i bambini? Il suo sorriso fa sorridere anche me, anche se non so cosa ci sia di divertente. È troppo divertente, Natsume. Dai, mi fa davvero ridere. È imbarazzante per quello che dice, perché cioè, lui ti dice là le cose senza pensarci tanto, ti dice quello che pensa in faccia, anche le cose diciamo più pervertite. E mi fa ridere sta cosa, perché mette a disagio la protagonista, ma penso che metterebbe a disagio anche noi che comunque ci giochiamo. E cioè, immedesimarmi nella protagonista mi fa imbarazzare anche a me e mi fa comunque allo stesso tempo ridere, perché c'è cioè, una persona che ti dice così, cioè, mi farebbe scompisciare dalle risate. Comunque, voi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina. E se volete seguirmi anche su altri social, vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao!